E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti con questo Bitcoin che sembra aver fatto un bel rimbalzino dopo un freno, aver tirato il freno, quindi essere pronto a caricare per, come dire, la botta finale che ci porta a fare per davvero l'all time high. Io oggi sono super, super, super gasato, al di là dell'andamento di Bitcoin, che ragazzi, oggi è il giorno dell'all time high in diretta, magari, chi lo sa, non si può mai sapere, ma io sono gasato per due motivi, perché io vi do appuntamento adesso a due diversi eventi, a due diverse cose, una online e una offline, tra l'altro, quindi non potrei veramente essere più gasato. Quella offline ve la sto già shillando, aspettate che sto anche andando a recuperare il link da ormai non so quanto tempo. Sto parlando della Blockchain Week Rome, l'edizione 2021, finalmente un evento dove ci potremo conoscere, ci potremo vedere. Dopo tutto questo lockdown, ragazzi, io non ne potevo più, non so voi, e quindi a me fa super piacere poter essere qua. È un evento dove, insomma, ho sentito un sacco di amici, tra cui Hard Rock Crypto, Emiliano, ci sono i ragazzi di CoinSquare, ci siamo un po' tutti, insomma, e ci rivedremo finalmente dal vivo e finalmente con voi, soprattutto. Questa è la cosa che mi piace di più. Poi il contorno è 2 giorni, perché sarà il 19 e il 20 novembre che io sarò lì, 2 giorni di speech con varie persone, tra cui questo pazzo furioso qua sotto che parlerà di DeFi. E quindi no, sarà interessante un po' a 360 gradi, ma ve l'ho detto, la cosa più bella, la cosa più interessante in assoluto è conoscerci e vederci. Ricordatevi se non avete niente da fare, tra l'altro è un weekend, 19 e 20 novembre a Roma, io ci sarò e spero di conoscere più persone di voi possibile. È possibile, guardate, acquistare sia il biglietto online, sinceramente non lo so, secondo me non ci sta, ci sta di più quello in presenza fisica, e vi lascio anche il mio codice sconto, davvero super influencer, ormai mi chiamano così, quindi mi devo assolutamente adeguare. Dunque, vediamo se l'ho copiato. Tac, questo è il link per partecipare e il codice sconto è The Crypto Gateway, scritto tutto attaccato e tutto in maiuscolo. Quindi, ragazzi, se ci siete, non farò un DJ set purtroppo, ma prima o poi organizziamo anche quello, ragazzi, perché qua mi state facendo ritornare l'euforia dei vecchi tempi. Prima o poi facciamo un DJ set a tema cripto, solo canzoni remixate a tema cripto, ma niente, però sarà veramente bello, sarà divertente, ci divertiremo, ci facciamo 2 giornate insieme, magari anche una serata, chi lo sa cosa combineremo. Comunque, questo era il primo. Il secondo è un evento più vicino e meno impegnativo, assolutamente, dove, allora, tac, non so se avevate visto questo easter egg prima, è sul gruppo Telegram degli amici di Huobi Italia, la community di Huobi Italia, di cui adesso tra l'altro vi faccio anche una bella scillatina. Sarà allora giovedì 28 alle ore 18, quindi questo giovedì alle ore 18, tac. Domani lo condividerò anch'io su Telegram, l'abbiamo organizzato proprio oggi, e sarà un Ask Me Anything dove si potrà partecipare in maniera molto tranquilla, una video chat su Telegram, simile a quella che abbiamo fatto anche con altri. Insomma, sapete che a me piacciono molto queste cose e che dire, spero che anche qua ci sarete in tanti a fare domande, facciamo 2 chiacchiere e ci sono in palio anche, vedete, $150 di bonus utilizzabili poi su Huobi, che è uno dei migliori exchange al momento disponibili anche per utilizzare futures e derivati, che ahimè siamo sempre più in difficoltà con questo strumento che ci è stato tolto anche da crypto.com. Comunque, niente, questo era quanto, e questo tac è il link alla community Telegram di Huobi Italia dove potete unirvi e ci vediamo lì giovedì. Ve la lascerò poi anche chiaramente nel canale YouTube in descrizione, nella descrizione del video. Ora iniziamo subito con la nostra solita routine, mentre aspettiamo l'all time high in diretta che non arriverà mai. La nostra routine prevede un po' di notizie, quindi un po' di condivisione di cose che accadono e infine le vostre domande, ragazzi, sono sempre la cosa più valida, più interessante, più bella di questi appuntamenti. Allora, uno,
In Corea la Teachers Credit Union vuole investire in Bitcoin. Che cos'è la Teachers Credit Union? È un fondo pensione abbastanza importante, tra l'altro, in Corea, che gestisce 40 miliardi di dollari di asset. La notizia di un fondo pensione che dovrebbe essere conservativo per eccellenza, che inizia a investire in Bitcoin, per quanto mi riguarda è una notizia veramente di risonanza importante, notevole, soprattutto in Corea. Insomma, l'Asia ogni tanto tira fuori queste bombe, tac, e insomma fa notizia in tutto il mondo. Altra notizia tremendamente bullish riguarda Mastercard, che a breve si lancia anche lei nelle cripto. In sostanza, finora è sempre stata Visa, quella più crypto friendly. Non so se avete la crypto.com, se avete le varie crypto card, la Binance card, eccetera, sono quasi tutte Visa tendenzialmente, perché Mastercard era molto più, come dire, selettiva, molto più ristretta in questi termini. Adesso anche Mastercard si lancia nel mondo delle cripto e ogni banca o commerciante, provider di servizi che lavora con lei, potrà offrire molto presto servizi cripto. Cosa significa tutto questo? Qua ci sono alcuni esempi. Allora, un esempio sono i cashback in cripto, un po' come fa, non lo so, appunto, crypto.com con Visa. Oppure adesso chiunque, chi utilizza Mastercard come suo circuito di carte, banche incluse, quindi non so, mi viene in mente, ma anche qualsiasi banca che dà le Mastercard, ma anche le banche smart, ma anche quelle normali, smart intendo, non lo so, Revolut, N26 e simili, ma anche, non lo so, ad esempio Fineco, Eroga, Mastercard, e chissà se prima o poi farà cose simili. Poi programmi fedeltà, quindi delle sorte di cripto che fanno da punti fedeltà, i punti fragola dell'S lunga in cripto, non lo so, tutte queste cose qui, insomma, sicuramente va ad ampliare il possibile reach, la possibile copertura delle cripto stesse tramite Mastercard. Poi, sempre rimanendo in ambito fondamentali e simili, la Nigeria lancerà, non so se è oggi o lunedì prossimo a questo punto, perché l'articolo ha visto che è di ieri e parla di Monday, quindi forse si parlava di oggi, lancerà la sua e-Naira, ovvero la Naira digitale, la sua CBDC. Anche la Nigeria quindi si accoda, no, ai vari stati che hanno in pancia l'erogazione di una CBDC. Non è che vuol dire che oggi la lanciano, oggi è disponibile, oggi iniziano a lavorarci sopra, perché secondo loro, vedete, è un grande passo avanti nell'evoluzione del denaro e insomma vogliamo creare una moneta accessibile a tutti, eccetera eccetera eccetera. Vediamo cosa succederà e quale sarà l'adozione nonché la risonanza. Poi, parlando invece sempre di crypto.com, ha aperto la possibilità di depositare e prelevare dalla C-Chain di Avalanche. Crypto.com è uno di quelli che si sta muovendo meglio in termini di interoperabilità, perché ha recentemente aperto i prelievi e depositi da Arbitrum, adesso ci integra anche Avalanche, quindi e stiamo parlando di AVAX, USDC e Ether, quindi le tre coin più importanti un po' in quell'ecosistema lì. E quindi, che dire, molto comodo per chi vuole bridgeare, no? E mi capita spesso di sentire alcuni che dicono: ma io ho Ether, li vorrei spostare su Avalanche, su Arbitrum per l'appunto. Ecco, uno dei metodi è proprio utilizzare un CEX, quindi un exchange centralizzato, da fare da ponte. Quindi chi ha ad esempio crypto.com, stiamo parlando dell'app, può prendere i suoi Ether, mandarli lì e poi da lì mandarli su Avalanche C-Chain. La C-Chain, per capirci, è quella direttamente integrata con MetaMask, quindi non c'è da fare il salto di chain come avevamo visto nel tutorial che avevamo fatto all'inizio nel parlare di Avalanche. Quindi molto bene, sono contento, perché da utilizzatore di crypto.com non posso che essere contento di queste integrazioni multi-chain, così abbiamo dei bridge disponibili in maniera molto easy, le fee di prelievo sono pressoché nulle da Avalanche, quindi molto bene. Poi, cos'altro abbiamo qua? Ah, questa è una notizia bombissima da super fan di Terra.
Il 31 di ottobre prossimo lancerà Nexus Protocol, uno dei protocolli più attesi in assoluto. Stiamo parlando del compounder, è un po' riduttivo come termine, è un vault, un protocollo di vault, cioè di strategie di farming ottimizzate, soprattutto finalizzate a minimizzare il rischio liquidazione, quindi per capirci, strategie che combinano borrow più lend più earn, mirror, anchor, una cosa e l'altra, e poi si espanderanno sempre di più, con autogestione della liquidazione. Quindi non è che ogni volta c'è da tenere d'occhio il loan to value e dire caspita, aspetta che ripago un po' di debito, tiro via un po' di qua, metto un po' di là per evitare di farmi liquidare. Ci pensa Nexus, quindi non vedo l'ora, ragazzi, perché questo è un prodotto che veramente ci cambia la vita, ci semplifica la vita in una maniera pazzesca. Non aspettavo altro. E inoltre ci sarà il suo token, immagino, con cui farà del liquidity mining, quindi secondo me ci sarà da divertirsi parecchio. A proposito di DeFi e liquidity mining, dunque, io volevo aprire Bifi Finance, ma vediamo se ce la facciamo. Mi stava facendo dei capricci, forse a causa di Vitalik che sta ballando. Vediamo, io ci provo una volta o due, vediamo se ce la faccio, se non ce la faccio ve lo dico e basta. Peccato, perché c'erano dei vault carini su Bifi Finance, in particolare c'era un vault su Phantom, sulle tre stablecoin. Niente ragazzi, Bifi per oggi ce lo siamo giocati. Ce lo siamo giocati e niente, c'era un vault sulle stablecoin, ve lo mostro qua, facciamo così perché sicuramente ci sarà stato anche l'annuncio su Twitter. Vediamo. Dove sei? Non qua. New vault. Allora, era su Phantom, un vault delle tre, eccolo qua, delle tre stablecoin, boostato da PeerZap, che è una cosa che non so neanche che cos'è sinceramente, ma è boostato, non è più all'80%, era sceso al 50 qualcosa, ma stiamo parlando, ci riprovo intanto, niente, stiamo parlando di Phantom, quindi fee pressoché nulle, e stiamo parlando delle tre stablecoin sul pool di Curve, quindi rischio tendenzialmente molto basso. Il fatto che non ci espone in realtà a PeerZap, perché il vault è su Bifi, noi siamo esposti a Bifi. PeerZap c'entra nel senso che ha sponsorizzato il boost, quindi una parte dell'APY è pagato nativamente con l'autocompound e una parte in token Peer, che vabbè, si dumpano come se non ci fosse un domani. E quindi è un APY più alto, che dire, si farma, dura 10 giorni, quindi non sarà infinito. Vi ricordo che c'è una fee di prelievo dello 0,01%, se non ricordo, ma un 50 e qualcosa di APY vuol dire 0,12 al giorno, quindi a meno che non fai dentro fuori, che allora ci perdi lo 0,1 e basta, e cioè, sicuramente è abbastanza insignificante su tutto. Poi, ultima cosa. Ah, questa storia è incredibile. Non so se l'avete letta, la storia di Do Kwon di Terra che ha fatto causa alla SEC. Questa storia è veramente incredibile. Quando l'ho letta ho detto, ma davvero è successa una cosa del genere? Ve la racconto in breve. Allora, in sostanza, Do Kwon era presente al Messari Mainnet, che è un evento che si è tenuto non mi ricordo dove, e lui è sudcoreano, quindi non c'entra nulla con la giurisdizione americana. E la SEC, lì durante l'evento, che tra l'altro adesso controllo, forse era proprio in Sud Corea, vediamo, Mainnet 2021, vediamo dov'è, non lo so, no, forse era online, non saprei, perché il motivo per cui il Do Kwon si è incazzato è che appena prima di salire sul palco è arrivato lì un signor SEC e gli ha detto, ascolta Do Kwon, guarda che ci devi far vedere cosa stai combinando, non ci piace molto Mirror Protocol perché ci puzza un po' di security, quindi fai attenzione perché vogliamo capire, vogliamo vedere. Gli sono andati a rompere le scatole proprio lì appena prima del Messari Mainnet. E allora lui, gli sono girate le scatole, ha fatto causa alla SEC, qui c'è proprio anche l'allegato in PDF,
lo potete trovare, dove le motivazioni per la CA, vedete Terraform Labs come accusa e come difesa la SEC, fa morire da ridere già così, e niente, il motivo è duplice. Il primo è che erano fuori dalla loro giurisdizione, quindi non si potevano permettere di andarli a rompere le balle, e il secondo motivo è che secondo lui la SEC non ha seguito le sue stesse regole. Cioè non è che la SEC può arrivare lì e romperti le scatole a prescindere così senza una motivazione valida, e secondo Do Kwon per l'appunto la SEC non ha rispettato le sue stesse regole e insomma non si deve allargare più di tanto. Sarà interessante vedere gli sviluppi di questa causa, perché potrebbe creare veramente un precedente importante se le cose vanno poi in favore eventualmente di Terra, no? Di Terraform Labs, che in questo caso è l'accusa. E proprio questa mossa legale è stata pensata per ostacolare la SEC, per dirgli guarda, statene un po' nel tuo, per evitare che fossero loro a fare gli aggressori, tra virgolette. E poi tra l'altro se leggete su Twitter ci sono dei discorsi del tipo e adesso le piattaforme DeFi hanno un botto di liquidità, quindi se volete farci la guerra sappiate che la perderete e via, cose di questo tipo, fantastico. Io me le guardo con i miei popcorn in mano e vedrò cosa succederà e come andrà a finire. Io vi chiedo anche la vostra, tra l'altro, perché su questi temi veramente c'è da dibattere per secoli, no? Comunque una cosa è certa, che la SEC si è sempre, come dire, sta cercando di, non lo so, forse fare più di quello che dovrebbe fare, cioè la iperregolamentare non è sicuramente la strada giusta, però vediamo poi come andrà a finire. Quindi basta, questo è quanto, è tutto molto bello, tutto molto interessante. Adesso però tocca a voi, perché io lascio qua dietro il grafico con il nostro all time high bello in vista e insomma ditemi voi, ditemi la vostra. Io mi sto trovando benissimo con Meme top, ragazzi, altro che. Tra l'altro l'hanno listato anche su Bitfinex. Meme è la prima, no, il primo exchange che lo lista. Ghiaccio, è il primo exchange che lo lista. Poi ciao Luke, miglior modo per mettere a rendita ADA? Mi verrebbe da dire venderlo, ma non posso. No, scherzo, non lo so, sai, non avendolo mai detenuto, mettilo in staking, si può mettere in staking, secondo me è quello il modo migliore. Dovrebbe rendere abbastanza in staking, tra l'altro. Poi, una domanda sui fondamentali che mi sono sempre fatto. Una volta che saranno stati minati tutti i bitcoin e i miner non avranno più le loro ricompense, chi validerà tutte le transazioni sulla blockchain? Grazie in anticipo e complimenti. Ma guarda, ti direi così, innanzitutto che da qui a là può succedere qualsiasi cosa. Parliamo dell'anno 2140 e, come dire, non so, i figli dei miei figli che cosa vedranno, se ci sarà ancora Bitcoin o se ci sarà chissà quale altra cripto, e cosa sarà cambiato, come avranno scoperto l'immortalità, la possibilità di trasferire la tua coscienza su blockchain. Non lo so, ma per il resto ti dico, per come è studiato ora Bitcoin, continuerà a pagare i partecipanti al network con le fee pagate da chi fa le transazioni. Le fee, col crescere comunque della blockchain Bitcoin, dovrebbero essere più che sufficienti, tra il crescere della chain e del prezzo, dovrebbero essere teoricamente più che sufficienti a incentivare poi la difesa del network stesso. Però ripeto, secondo me sono discussioni sul nulla, perché pensare adesso a come saranno le cose nel 2140, cioè veramente, non, magari il mining non esisterà più, chissà cos'altro ci sarà, veramente è tutto troppo troppo diverso. Ti guardo mentre cucino una parmigiana di melanzane attendendo l'all time high in diretta, sei il numero uno, mi hai fatto anche venire fame. Se ci sarà ancora il genere umano, esatto, chissà se ci saremo ancora, che è di questo passo. Ciao Luca, dai un occhio al grafico di Harmony, complimenti per tutti i contenuti che porti. Subitissimo, allora, andiamo a vedere OneBTC. Mamma mia, vola, decolla, via, vola, vola, vola. Allora, attenzione che qua non ce la faccio più. Vedere tutti sti grafici che fanno il time high mi fa un effetto che non so. Allora,
Grafico settimanale, abbiamo un supporto a 470 sat con zona di liquidità sopra, quindi fino a qui direi che siamo online come zona di supporto. E che dire, all time high spinge tantissimo. E a proposito di Harmony One, io pensavo domani di dedicargli il video della serie ricerca, cosa ne pensate? Me l'avevate chiesto in tanti, ma ormai ho spuntato tutti quelli che mi avete chiesto. Se avete altre richieste specifiche, fatemele, mi raccomando, perché non so più di che cosa parlare tra un po'. Ma tra un po' arriva anche il corso di DeFi. State lì, perché arriva e vedrete che sarà un prodotto folle, sarà una bomba atomica. Avete la mia parola. Poi andiamo avanti. Allora. FTX DeFi migliore in cui farmare con stable? Non ho capito. Cioè il farm migliore con stable intendi? Ce ne sono una marea ormai. C'è Curve in giro sulle varie chain, su Phantom c'è quello lì di Beefy adesso che sicuramente spinge. Phantom pure lui sta spingendo, no? Come coin l'ho vista. Anche lei, vedi, all time high uno dopo l'altro. Pure Phantom ha fatto numeri mica da ridere. Sul weekly poi è folle, tutto verde, completamente verde. Sul daily abbiamo un supportino. Qua, a 4.300 all'incirca, primo supportino. Ci potrebbe stare, tra l'altro, tac, con lo stop loss qua sotto, entry, tac. Insomma, è un periodo interessante, è un periodo molto molto interessante. One Harmony, la stai tenendo conto della sua corsa folle? Ciao Luke, che ne pensi di Shiba? È una scommessa Shiba, è una meme coin, in quanto tale non ci trovo valore intrinseco, non la holderei, è una scommessa che si può fare così per dire, proviamo a giocarci 50 euro e vediamo cosa succede, ma niente di più, niente di meno, e anzi ha più senso farla una cosa del genere, non adesso che ne parlano tutti, ma quando è un po' che non se la fila nessuno, no? Come Doge, quando si appiattisce lì, quando torna giù e si appiattisce, il cipino così, tac, proviamo a puntare questi soldi qua, scommessina e via, e Shiba uguale, io la vedo così. Poi, dunque, eccoci qua. Avrei una domanda, non so se è da Nabbo. Quando creano una nuova chain tipo Avalanche, come fanno a portare le prime cripto su quella rete? Perché vedo che ci sono problemi di liquidità a volte. Hai ragione. Guarda, creare una chain da zero credo che sia una cosa molto complicata. Di fatto devi creare innanzitutto l'infrastruttura e la sua coin. Poi una volta che hai creato quello, devi farla usare. Quindi avere abbastanza nodi, validatori o comunque macchine che rendono sicuro il network, perché altrimenti non stai in piedi. Creare delle applicazioni, dei casi d'uso, che può essere metodo di pagamento, tracciare movimenti, logistica, timestamping, smart contract e cose varie. E una volta fatto quello, come dire, fai passi avanti integrando magari altri token, altre coin e espandendo quello che è il suo ecosistema. Ma la fase più difficile è quella di bootstrapping, no? Si dice, cioè di partenza, di avvio e di crescita fino alla massa critica che ti permette di dire bene, adesso questa chain ha un suo perché, ha una sua ragione di esistere. E quindi questa è la fase più dura. Una volta che tipo Avalanche era... All'inizio c'era solo la sua coin, c'era solo AVAX, poi era nata comunque già EVM compatibile con la sua C-Chain e da lì poi è stato sviluppato il resto, ma all'inizio si è sviluppato il cuore, no? Il protocollo di consenso, la gestione delle fee, la validazione, tutti questi discorsi qua. Ma un video su come effettui veramente l'analisi di un progetto nel dettaglio sarebbe fantastico, ma dovrei averlo già fatto o sbaglio? Fatemi un po' ceccare. Allora, dove sarà? Se cercate, che qui c'è la lente di ingrandimento, no? Dove potete cercare, tipo analisi fondamentale, vediamo, no? E analisi da sola. Come scegliere? Corso di analisi fondamentale! Pam! Eccolo! Ve lo scillo immediatamente. Con questa faccia, tra l'altro.
Vi copio e incollo il link subito. Tac. Ci sono pure le slide, tra l'altro, se non erro. Cos'è l'analisi fondamentale? Sì, dai, c'è un po' tutto, c'è un po' tutto. Dateci un occhio se vi va. Poi, dove siamo? Ciao, secondo te in questo momento ha senso prendere qualche prodotto su Ethereum? Cosa vuol dire? Cosa intendi prodotto? Cioè posizione, intendi? Dipende sempre. Ciao Luca, ma Solana alla fine è una buona blockchain dopo il riavvio che ha dovuto fare? Guarda, io ti dico la verità, come avevo già detto anche in un'altra occasione, io gliel'ho perdonato questo errore, è una mia opinione, chiaramente rispetto anche chi dice che è imperdonabile, non voglio fare quello che ha ragione lui. Io credo che abbia dimostrato di aver lavorato bene come disaster recovery, chiamiamolo, perché coordinare comunque 1.000 validatori, fargli fare l'aggiornamento, far sistemare tutto, un problema che... È vero, potevano testare di più, potevano stressarla di più, ma era in beta, è andata così ed è stato risolto senza particolari danni. Quindi per me questa volta può assolutamente andare. Lo sviluppo su Solana c'è veramente tanta tanta roba su Solana ed è in crescita, soprattutto lato gaming, stanno arrivando cose molto interessanti, quindi io non perdo. Cioè, i motivi che avevo prima per investire su Solana li ho anche adesso, però lo ripeto, sono mie opinioni, non voglio influenzarvi in nessun modo perché conosco tante altre persone ugualmente stimabili e preparate, se non più preparate di me, che dicono che per loro Solana adesso non vale più niente. Quindi fatevi la vostra di opinione, io non voglio darvi nessun tipo di consiglio, mi raccomando. Poi... che ne pensi del protocollo Larix su Solana? Sembra interessante, soprattutto per la possibilità di lending con gli NFT come collaterale. È interessante Larix, effettivamente è una piattaforma di lending stile Aave e simili. E il discorso degli NFT come collaterale prima o poi arriverà ovunque, cioè è un qualcosa che a cui dobbiamo arrivare. L'unico problema al momento sugli NFT usabili come collaterale è dargli liquidità, quindi dargli una sorta di valore di mercato, perché finora è come dire, non lo so, cioè o li sottocollateralizzi, scusa, li sovracollateralizzi all'impossibile, perché se no è come dire una casa. No, ad esempio, se tu devi prendere in prestito del denaro con una casa come garanzia, tu puoi fare la perizia, per esempio, perché è impossibile dare un prezzo di mercato, visto che è un mercato poco liquido, e magari io vendo una casa a mezzo milione e nessuno me la compra, quindi il prezzo non è mezzo milione, chiaramente. E per gli NFT non c'è ancora uno strumento del genere, quindi questo è un po' forse l'unico ostacolo. Lo si potrà fare, non so, sui CryptoPunk, su quelli un po' più blasonati, che il loro valore ce l'hanno e lo mantengono, ma io credo che lo step, appunto, il gap che c'è ancora nel mercato NFT è quello, la liquidità e il dargli un po' un valore di mercato. Una volta che ciò avverrà, sicuramente si potrà. Adesso aspettate che vi mostro anche il nostro Larix, si potrà sicuramente fare ragionamenti di questo tipo. Per adesso, dunque, io mi ricordo che non c'erano particolari APY da dire wow, vediamo se è cambiato qualcosa. Sulle stable abbiamo il 15, poi abbiamo poca roba su MSOL, 4,26, non è malaccio, però, per chi vuole mettere a rendita SOL. Perché poi si va a borroware, però borroware non paga granché, no. Quindi no, non è particolarmente interessante. Ma sì, io non l'ho mai usato come money market e non lo so, non holdo neanche il loro token, perché sono quei token un po' ancora da farmare in maniera esagerata. E poi, allora, cosa mi sono perso? Grafico Elrond, andiamolo a vedere, che ha annunciato, no, l'arrivo a novembre del suo DEX, finalmente, e tra l'altro, ecco, guardate, ha fatto un reclaim abbastanza importante di questo livello, di questa zona, che mi pare che sia più da daily che da weekly. Tac tac, sì. Quindi volendo un entry spalmato qui dentro con stop loss sotto i minimi non farebbe neanche schifo, sai? Sai che ti dico?
Comunque rischio rendimento positivo, lungo trend perché la struttura macroscopica rialzista, qua l'higher low è abbastanza probabile, e sai che non è affatto male questa cosa, non è proprio per niente male. Me lo devo studiare perché potrebbe essere un setup interessante su un altcoin. Poi, vediamo, grafico Elrond, tutti gasati su Elrond. Ciao Luca, una domanda sull'oro. In realtà due, grande. Ha senso avere una percentuale di oro esattamente uguale a Bitcoin nel portafoglio complessivo, scusate che mi saltano tutti, complessivo e a seguire nel ribilanciamento mensile facendo seguire ad entrambi lo stesso andamento? Tu per oro hai in parte o in toto Pax Gold, che tra l'altro molte piattaforme CeFi ti permettono di avere interesse. Io ho solo Pax Gold come oro e io lo possiedo ma molto meno di BTC, sinceramente. Ho una percentuale di oro nel portafoglio perché alla fine voglio avere un po' tutti i possibili asset che sono un po' decorrelati tra loro. Quindi avendo una grossa fetta in cripto, una grossa fetta in azionario, una grossissima fetta in liquidità, l'oro ci sta, secondo me. Però, dunque, fammi andare a memoria più o meno la quantità di oro rispetto alle cripto, mi sa che almeno meno della metà. Sì, mi sa molto meno della metà, forse anche un terzo. Dovrei andare a rivedere il grafico, ma non, cioè ne ho poco, rispetto a Bitcoin ne ho poco. È una scelta, cioè alla fine l'oro, cioè il senso dell'oro è un po' proteggere teoricamente almeno dall'inflazione, no? Storicamente si è comportato in maniera un po' antitetica alla forza del dollaro, delle monete forti. Più si indeboliscono, più si cerca rifugio nell'oro. E quindi è un po' una componente di stabilizzazione per la mia fettona liquidità, oltre a Bitcoin, che anche lui fa questo lavoro forse anche meglio dell'oro stesso, però è una forma di diversificazione, vediamola pure così. Poi ho partecipato alla sale dei token Loop su Starterra ed è andata decisamente bene, pochi rischi e buoni risultati. Tra due giorni ne comincio un'altra, Terra Land. Che ne pensi di questi launchpad, in particolare Starterra? Ma guarda, i launchpad sono assolutamente un'ottima opportunità, dipende dal progetto in questione. Terra Land è quello delle... come si chiama? Dei real estate, mica? Terra Land, fammi un po' vedere. Cos'è tutta sta roba? Terra Land Crypto. Dov'è? Sei tu, terraland.io. Mi pareva che fosse una sorta di crowdfunding immobiliare tokenizzato. Non mi piaceva, non mi faceva impazzire come idea, essere sincero. Se è questo, manco lo carico, ma benissimo. Benissimo. Non lo so, non mi faceva impazzire perché l'idea era quella di andare a tokenizzare, eccolo qua, vedete, ecco, tokenizzare proprietà immobiliari dove uno ci può andare a investire in UST e poi c'è un rendimento atteso, annualizzato, però volevo capire bene quali sono tutti gli step, perché poi c'è una componente per forza di cose di centralizzazione qui, quindi non lo so, può essere interessante, ma non è una di quelle cose che mi fa dire wow, ecco, sinceramente. Quindi avevo un attimino girato pagina e non ci avevo dato troppo peso. E chiaramente se qualcuno di voi ha informazioni da condividere e quant'altro su questo, assolutamente benvenute. Cake è diventato una stable. Cake non sta andando granché, guarda, altro che stable. Non benissimo, anzi, ha fatto un bearish retest qua, che lo facciamo bello rosso per l'appunto. Bearish retest e adesso sta andando un po' giù. È in downtrend, non è una stable, è in downtrend. Guarda, è per questo motivo che... per questo motivo ci vorrebbe l'acqua calda adesso in realtà, però vabbè. È per questo motivo che guardi i grafici in Bitcoin, cioè in Bitcoin ti fa vedere quello che è il reale andamento, cioè tu holdando Cake in questo momento stai perdendo rispetto a se holdassi Bitcoin.
Questa è la ragione, no, per cui io ragiono in questo modo sulle altcoin. Mi fanno dire se è meglio il dare Bitcoin o è meglio il dare l'oro. E quindi appena fatto tra l'altro un breakdown qua sotto e non sembra ben messa. Il reclaim, ecco, di questo livello potrebbe essere il primo segno di inversione positiva di questa tendenza, ecco. Poi, che ne pensi della possibilità di collateralizzare AUST su Abracadabra? Potrebbe avere delle conseguenze sulle rendite di Anchor? Guarda, io sono curioso di vedere come verrà costituita questa cosa, perché il mio timore c'è in realtà un po' del fatto che vanno a spazzolare via la yield reserve, perché sai, se la yield reserve sta in piedi, se da un lato hai domanda di borrow, cioè c'è gente che paga il borrow, e dall'altro hai una quantità di earn più o meno, insomma, che va a equilibrarla, no? Se tutti fanno earn e nessuno fa più borrow, vai a svuotare la riserva. E quindi bisognerebbe prima intanto introdurre nuovi collaterali sul borrow, magari un attimino fare lavorare sugli incentivi, perché adesso non sono più tanto, dov'è, app.anchor, non ci sono più tanti incentivi a borroware su Anchor. Abbiamo, cosa abbiamo, un 3%, non è più come prima che era 10, 15 e oltre. L'earn è sempre qua, però dunque la yield reserve quant'è? 67 milioni. Tra l'altro su questo sito, guardate, mirrortracker.info, molto carino, fatto da terzi. A parte, vabbè, le strategie spiegate, ma sotto grafici si può andare a vedere Anchor Yield Reserve e si può andare a vedere in particolare nell'ultimo mese, credo, sì, l'andamento della yield reserve. Se l'andamento è crescente vuol dire che è sano Anchor, cioè che la yield reserve cresce e quindi si riuscirà stabilmente a mantenere questo APY. Se invece la yield reserve dovesse continuare a calare, adesso qui non spaventatevi, qui è 67 milioni e qui è 65,5, quindi non è dampata a zero, guardate l'asse. Però ecco, se dovesse iniziare a calare, non benissimo, perché potrebbe esserci un attimino di problema, ecco. E quindi questa è una delle cose da tenere d'occhio per rispondere alla domanda, ma l'APY è sostenibile? Questa è la ragione. Poi, novità su Kronos? Kronos dovrebbe arrivare, cos'era? Era il 19 ottobre, poi è stato posticipato a, te lo dico subito, mi pareva verso inizio metà novembre. Dunque, Kronos Crypto.com, vediamo se troviamo qualcosa. Qui no, il 19. Qualcuno di voi lo sa? Qualcuno di voi se lo ricorda? Kronos Chain Date. Ormai cerco tutto su Twitter. Kronos Mainnet, no, qua era ancora la vecchia. Niente, raga, non saprei proprio. Qualcuno di voi si ricorda la data nuova? 8 novembre, ok. 9 novembre, beh, giù di lì, insomma, all'inizio di novembre. Puoi mostrare il miglior modo per mettere a rendita Luna senza in permanent loss? In stake, su Osmosis hanno fatto una votazione negativa. Negativa, è andata bene, mi pare, per incentivare le pool Terra e UST. Ma mi pare che non sia andata male la votazione su Osmosis. E comunque, adesso che bruceranno che è passata, a proposito, non ve l'ho detto, è passata un'altra votazione, che è quella di bruciare i 60.000... Cos'è? Ah, ok. C'è live Dokwon, interessante questo è da vedere, mi sa che c'è già stato. Vabbè, comunque, al di là di questo, vi volevo dire che è passata la votazione nella governance di Terra per andare a bruciare, no, non è passata la votazione, è stata proposta per andare a bruciare i 90 milioni di Luna. Sapete la cosa del community pool da bruciare per creare la riserva in UST di Ozone, che è il protocollo di assicurazione nativo Terra.
Questo va a tirare via un sacco di luna dal circolante e va a incrementare il rendimento dello staking. Avevo letto da qualche parte che il rendimento nuovo atteso è circa del 10%. Dov'è? Forse qua. Mi pare che il rendimento atteso poi dello staking è circa del 10% puro, senza airdrop. E quindi lo staking potrebbe essere un ottimo modo adesso di mettere a rendita Luna. C'è da vedere poi quando si va a stabilizzare il rendimento stesso dopo l'evento del burn. Comunque quello, altrimenti il classico borrow più earn, che comunque rende, adesso il borrow è al 3%, quindi con un loan to value del 40%, abbiamo un 1% in borrow e un 20 diviso 3, facciamo 30-40%. Sì, meno del 10% comunque, però non ci si sputa sopra, dai. Mostri come metterlo in stake, da Terra Station c'è stake, è veramente ABC qua. E ho fatto il video, se volete andare a vedere, dove ho spiegato anche come scegliere il validatore. Potete andare a dare un'occhiata anche lì. E poi vediamo un po' cosa abbiamo di bello. Suggerimenti per mettere a rendita Luna? No pool di liquidità, grazie. Staking, hai vinto anche tu lo staking. E altrimenti mi ricordo che c'erano su Sunny dei pool carini, Sunny, però sono pool di liquidità, però senza impermanent loss. Quindi magari mi puoi perdonare per questo. Andiamo a vedere se ci sono ancora Luna, no, era Ren Luna. Dov'è? Ci sei? Dove sei? Eccolo qua, Vluna, Ren Luna, 17%. Non è neanche male, perché insomma è stabile, non c'è impermanent loss e il 17% di APY. E qua gira e rigira, oh, Sunny come APY spinge sempre, mannaggia lui. E invece su FTX io ho visto che adesso il rendimento del lending sta incrementando un po'. Se noi andiamo a vedere il rendimento del lending di USD, no, 10%, era molto di più prima, come non detto. Mi sarebbe piaciuto darvi una notizia migliore. Stamattina era il 18, ho detto wow, però cambia ogni ora, quindi ci sarebbe da vedere in un po' di tempo quanto tiene. Poi, allora, io uso Sunny per il 50% dei miei Luna, il restante in staking, ottimo. Perché tra l'altro in staking ti dà anche i cosiddetti Genesis airdrop. Perché, cioè in sostanza, gli airdrop dei progetti nascenti, che a volte fanno lo snapshot di chi è in staking Luna e dicono boh, la prima distribuzione la diamo a loro. E quello è, cioè di solito rendono abbastanza bene. Poi vediamo. Analisi Luna verso nuovo all time high o dump? Andiamo a vedere Luna BTC, eccolo. Dunque, al momento non sembra messo male, però vedete, ci sono questi due livelli, come sempre. Abbiamo il range low a 5.600-6.000, questa zona, e poi abbiamo il range high sui 7.300. Tac, qua, vedete, si rimbalza un po' qua dentro. Se lo perdiamo a ribasso, stornone come si deve, proprio teste e spalle della peggior specie. Anzi, teste e spalle, è un idra, un cerbero questo, perché ha due teste e quattro spalle, veramente un ibrido strano. Se invece ritorniamo qua sopra, facciamo il reclaim, potremmo andare a rompere le scatole ai massimi locali e perché no andare a rompere di nuovo. Ok, quindi attenzione anche a 7.400, che se lo recuperiamo speculativamente ci sta come posizione, come setup, andare a cercare da range low a range high, il classico palleggino. Poi diamo un'occhiata al grafico di Star Atlas, buone possibilità di speculazione adesso che è in arrivo il minigame. Guarda, è troppo nuovo, possiamo andare a vedere Polis. Ma cioè, c'è poco storico, faccio una fatica boia io a dire guarda, poi è brutto il grafico. Sinceramente non lo toccherei, ma se, cioè,
In arrivo il minigame, è vero, tu dici adesso ai minimi quale momento migliore per accumulare, se poi secondo me fondamentalmente darà risultati. Posso capirla come ottica, ma io sinceramente non, cioè c'è troppo poco storico per me. Dal mio punto di vista, io la penso così, ecco. Poi, puoi salutare un tuo grande fan Salvatore, grazie mille, ma ci mancherebbe. Salvatore, sei il numero uno, to the moon, sempre sul pezzo. E grazie mille per essere, come dire, per seguirmi. Sempre un piacere. Poi, come si guadagnano le shitcoin? Oh mio Dio, no. Prossima domanda. Bitcoin come collaterale su Aave Avalanche, prendo in prestito USDC. Bridge USDC da Avalanche a Phantom. Pool USDC, USDT DAI su Curve e token LP in farm su Abracadabra. Che ne pensi? Penso che siamo al top. Siamo al top. Sono tutte comunque piattaforme valide, quindi non ti esponi neanche a un rischio folle. L'unica cosa è il debito. Occhio a Bitcoin che non ti va da far liquidare. Come rende adesso Bitcoin su Aave? Vediamo. Ma incuriosito. Bitcoin, VBTC in supply, beh dai, un 4% dignitosissimo, dignitosissimo. Anche Ethereum non è male come per fare questo giochino qui. Ethereum ha un pelo più volatile, quindi insomma, loan to value io non andrei oltre il 30-40% per Bitcoin, il 30% direi per Ethereum, proprio per evitare di farti segare la posizione. Poi il resto mi piace parecchio come struttura. Bravo, sei un buon farmer, un gran buon farmer. Poi, Kronos, ok, 8 novembre. Come metti a rendita Luna? Eccoci qua. Sì, Luna per adesso io lo mettevo lì, ma adesso che il borrow è calato, stavo valutando intanto di vedere quanto si stabilizza il borrow. Quando si stabilizzerà, se rimane così basso, un po' lo metto sicuramente su Sunny, un po' in staking e un po' magari lo lascio lì. Perché poi col giochino anche di Mirror l'APY sale. L'APY sale sicuramente. Allora, c'è un video, un sito di confronto dei vari exchange. Guarda, io quelli che utilizzo, che reputo più validi, li ho recensiti tutti. Quindi se hai voglia di spararti, ops, se hai voglia di spararti un paio d'ore di videozzi, sono mezz'ora l'uno e li vado a sviscerare tutti uno dopo l'altro. Poi, che ne pensi di Planet Finance? Mi sembra interessante come piattaforma. Nessun VC push, nessun pre-mining e nessun vesting del token Aqua da parte del team di sviluppo. Ma guarda, l'avevo guardato in passato con voi proprio e non mi sembrava affatto male. Non mi sembrava affatto male. Il token Aqua un po' mi spaventa perché si farma veramente ai massimi. Però come dire, l'infrastruttura mi sembra ottima, è auditata, ci sono delle interessanti cioè opportunità valide anche di APY notevoli, perché se ci andate a fare caso, soprattutto qual è che era? Quello blu forse. Vediamo se era lui. Carina anche l'idea di andare a suddividere i mercati l'uno con l'altro. Vedi, USDC BUSD al 40%, UST USDC al 52%, non sono affatto male le pool, queste pool qua. E quindi, sì, no, è vero. Ma Aqua, ripeto, questi token qua ancora non mi convincono del tutto, quindi preferisco non detenerli. Essendo io un semplice investitore, visto che ho preso troppe tranvate con i futures, ha senso per te holdare Bitcoin ed Ethereum finché fanno un bel botto? Ma guarda, se tu sei un investitore, i futures non li dovresti toccare, perché altrimenti ti fai solo del male. I futures vanno toccati se si sa quello che si sta facendo, se si è trader, quindi setup, stop loss ben definiti, posizioni, gestione del rischio, eccetera, eccetera. Se no, sono solo disastri, solo danni. Mentre se sei investitore, pensa a come strutturare il portafoglio, fatti una bella strategia, pensa alle percentuali da allocare all'una all'altra coin, ribilanciamenti, eventuali rendite, concentrati su quello, però non a caso, perché tu adesso dici holdare Bitcoin ed Ethereum finché fanno un bel botto, cioè
Mi sembra che stai un po' improvvisando, sai, è questo il fatto. Devi darti degli obiettivi più concreti, cioè io voglio detenere tot per cento ETH, tot per cento BTC, tot per cento altre coin e continuare a gestire un portafoglio sotto il tuo controllo. Poi dunque cosa ci abbiamo di bello? Caspita, 52 minuti, mi sa che tra un po' ce ne dobbiamo andare. Che ne pensi di DeFi Kingdoms su Harmony e del suo token Jewel? Non lo conosco, su Harmony devo ancora studiare un bel po' di cose, ma giuro lo farò, ve lo prometto. Allora, andiamo a dare un'occhiata ai grafici, dai. È il momento dei graficozzi. BTC purtroppo sembra assorbire il tentativo di pump quassù. Vediamo cosa abbiamo di bello. Allora, io ve l'ho già detta la mia visione su Bitcoin. Candela di arresto sul settimanale, questa qua, che attenzione non è di inversione, è di arresto, questa candelina qui. Per chi non se lo ricorda, la candela di arresto è una candela che si palesa durante un trend e dà un po' di scossone, no? Spazza via un po' di liquidità, un po' di trader dal mercato e di solito arresta appunto il trend in essere. Quindi di solito dopo una candela d'arresto c'è un attimino di stabilizzazione oppure di storno. Quindi una cosa di questo tipo. Adesso noi stiamo avendo un rimbalzo, cioè siamo un po' chiusi all'interno di 64.000 come range high e 60.000 come range low. Quindi finché siamo qua il gioco è di palleggiare qua dentro. Però estendendolo un po' da un punto di vista di costruzione di posizione, cioè ovviamente la struttura è bullish, non c'è niente da dire, è evidente che è bullish. Quindi ci potrebbe stare lo sfruttare una situazione d'arresto come questa per andare a costruire una posizioncina long. In che modo? La domanda da $1 milioni. Allora, secondo me, questa è la prima area utile allo scopo. Quindi il pool di domanda che si trova tra i due vecchi all time high settimanali. A scendere, sapete che io potrei anche estendere il tutto più giù, fino ad arrivare pure a 48.000, fino ad arrivare qua. Cioè questo è tutto per me un possibile entry su una posizione ampia di swing trading con stop loss qua sotto. Quindi vedete, sotto a 40.000, sotto a queste, cioè se facciamo un lower low, l'idea è allora io esco dalla posizione perché ho sbagliato. Ma se noi andiamo a ritracciare che sia fin qua, io voglio rimanere in posizione perché comunque la struttura è bullish fino a prova contraria, e quindi magari si sviluppa un test e spalle di questo tipo, magari si sviluppa uno storno e poi ripartenza, magari lateralizziamo e poi ripartiamo. Infine c'è la possibilità, al momento meno probabile, di ritracciamento folle e addirittura lower low. E ragazzi, in quel caso lì stop loss, nel senso non esiste la certezza in questo ambito, però insomma una struttura così forte a me tenta di avere un'operatività del genere, ed è l'operatività che sto seguendo. Sto iniziando a imbastire una posizione di questo tipo, quindi con un entry bello spalmato, una posizione rilassata, tranquilla, e l'idea è: mi sbaglio se facciamo un lower low, stop loss in caso di lower low. Questo è quanto. Poi il resto che cosa abbiamo di bello? Allora, Ethereum è lì che sta cozzando contro questo livello che è diventato una resistenza, e io vi dicevo che se dovessimo andarlo a riprendere sarebbe una cosa bullish. Tra l'altro questa candela è la candela con più volumi, particolare come cosa. Niente da dire. Allora, questo potrebbe essere già un bullish retest, ma non mi convince abbastanza. Cioè io non ho intenzione adesso di correre dentro a Ethereum, anzi io penso che prima, cioè non prenderò posizione probabilmente neanche su un setup del genere, perché comunque preferisco adesso vedere come si assesta Bitcoin per quanto riguarda le alt. Sulle alt invece, a parte Ethereum, che è così, nel senso è sempre dentro questo gigantesco range, per quanto riguarda le alt, le abbiamo viste prima parecchie, alcune anche un po' interessanti, niente male. E Alco, a proposito, no, non è niente, non è particolarmente in forma, che ne sentivo parlare, mentre la Dominance
Ecco, la dominance sembra aver stornato, quindi se dovesse andare a seguire adesso questo scenario di continuazione del range, ci sta poi andare a cercare la posizione sulle alt. Adesso si sono appena incrociate le medie mobili e ci siamo ancora sopra, ma se ci andiamo a finire sotto, insomma, potrebbe essere una valida ragione per andare a cercare qualche posizioncina, ok? Perché alcune le abbiamo viste abbastanza in forma, anche Ethereum volendo, ma poi vabbè, ci sono quelle tipo Phantom che è informissima, che è sempre in super uptrend, One forse è fin troppo estesa per i miei gusti, però insomma non sono neanche malmesse. Di altre stavo dando un'occhiatina, Solana, come siamo messi, anche lei sta recuperando, anche Solana volendo qua potrebbe essere un entry, vedete. Iniziano un po' i primi setup a palesarsi, iniziano sì. Ebbene, questo direi che è quanto. Amici, siamo a un'ora, quindi io vi saluterei. Dot, andiamo a dare un'occhiatina a Dot, che pure lei si sta comportando molto bene, oserei dire molto bene, la voglio vedere qua sopra, però Dot, io rimango di questa opinione. Amici, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, per essere rimasti qua fino alla fine, vedo che siete sempre di più e la cosa non può che gasarmi. Io vi faccio un saluto e vi ricordo che ci rivediamo mercoledì. Poi ci vediamo giovedì dagli amici di WOB Italia, link in descrizione, per partecipare all'Ask Me Anything. E poi ci vediamo a Roma, dai, fatevi vedere a Roma, perché ci conosciamo almeno di persona, altrimenti rimaniamo sempre presenze virtuali che poi non esistono. E quindi dai, è una bella occasione. Vi lascio anche per Roma il link in descrizione per partecipare all'evento, per acquistare i biglietti al 10% di sconto. Potete anche pagarli in cripto, tra l'altro, e quindi siamo tutti gasati e contenti. Amici, vi faccio un carissimo saluto, ci vediamo mercoledì alle 18:30. Ciao a tutti!